Salve a tutti, benvenuti al quinto incontro di Pagina Piegata Arte, condotto dal sottoscritto Claudio Brunello. Oggi vi parlerò dell'arte informale, ovvero quel movimento che si colloca proprio in mezzo tra l'action painting proveniente dagli Stati Uniti d'America e il movimento Gutai proveniente dal Giappone. L'informale, ovvero una pittura senza forma, non è un movimento d'avanguardia, ma piuttosto un antimovimento eversivo, contestatario, insofferente a qualsiasi schema ereditato dal passato. È una denuncia, una protesta, un alto grido, non una proposta, non un progetto, mai una soluzione. È un fare indifferente che continua il suo cammino in pieno contrasto con la pittura classica, con cui non ha niente a che vedere, è un'esperienza aperta e nulla di più. Si qualifica quale puro atto di esistenza, un atto che registra e riproduce il flusso della vita. L'informale si è poi rapidamente in Europa diffuso in quasi tutti i paesi, Italia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Francia, fino a trasformarsi nella tendenza dominante per tutti gli anni 50 e restare presente in molti artisti ancora oggi. La personalità di spicco è stata l'artista francese Jean Fautrier, spero di aver pronunciato giusto, correggetemi, scrivetemelo su. È nato nel 1898 e se n'è andato nel 1964. Affermava: ciò che conta è la necessità di provare un'emozione e di esprimerla, non di rappresentare qualcosa di esistente, ma tirar fuori ciò che sia dentro e riuscire a farlo vedere. Il termine venne coniato arte informale nel 1951 dal critico francese Michel Tapie. Qui vi faccio vedere un catalogo di cui poi vi dico qualche cosa. Il suo era un tentativo di unificare le varie tendenze espressive del tempo causate dalla follia della guerra, come vi ho già detto negli altri incontri. Questo è un catalogo molto importante, una sorta di Bibbia per quel che riguarda l'arte informale. Pensate che è il catalogo di una mostra fatta in quattro parti del mondo. È stata fatta a Torino, all'epoca negli anni 50-60, l'arte informale, la capitale italiana era Torino. Poi la mostra si è spostata a Parigi, dopo a New York e dopo ad Osaka. Pertanto ha passato tutto gli spazi in cui è nata e si è sviluppata l'arte informale. Lei, l'arte informale, si manifesta con tre espressioni o strade o vicoli o percorsi principali. Il primo è l'informale gestuale, quello di liberazione, anticonformista, antitutto, gesti, colore buttato sulla tela, segni, graffi, compagnia bella. L'italiano, artista italiano più affermato a livello mondiale in questo tipo d'arte, fu Afro Basaldella, nato nel 12 e se n'è andato nel 1976. Affascinante la sua capacità di eseguire campiture sfumate che facevano da sfondo a segni, graffi, segni delicati, a volte quasi con una evocazione prelinguistica. Mentre l'artista in Italia, forse in questo settore, in questo ramo, più famoso è il veneziano Emilio Vedova, 1919-2006. È un artista dalla fortissima personalità e anche di altezza, sfiorava i 2 metri. I suoi quadri escono dai confini tradizionali, non è più la classica tela quadrata o rettangolare che sia, si scompongono, si aprono. Hanno una sorta di si piegano, una sorta di quinte, acquisiscono quasi un aspetto da sfondo teatrale, se vogliamo, li si può girare intorno. Acquisiscono pertanto la terza dimensione. Spesso anche su grandi superfici tonde, qualcosa di dei dischi di 3 metri di diametro, chiamati appunto dischi, molto belli. Erano dipinti da tutte e 2 le parti. O con più pannelli scorrevoli che il fruitore poteva interagire tirando una parte o un'altra. Questi pannelli erano fissati su dei binari
Quindi ne venivano fuori una sorta di libro variabile. Venivano chiamati plurimi. Dipinge Emilio Vedova con molta energia, dialogando con la superficie in continuazione, mentre lavora parla. È molto coinvolgente, è narrativo in questo suo fare. Altri artisti che portano questo tipo di pittura informale italiani, gestuale, ad altissimi livelli sono stati Toti Shaloia, Pino Gallizio, Giuseppe Santomaso e molti altri ancora. Approdiamo un altro fare dell'informale che è l'informale materico. Fra i più importanti artisti del XX secolo sicuramente è lo spagnolo Antoni Tàpies. Non so se Antoni si pronuncia giusto o Antoni, vabbè, non è importante. 1923-2012. Insieme all'italiano Alberto Burri, 1915-1995, entrambi sono accomunati da, forse dei, non dallo stile ma dai materiali. Hanno elaborato una particolare accezione materico-informale. Le loro opere sono dense di impasti solcati da rugosità, crepe, incisioni o impronti per mezzo di vari materiali su gesso, polvere di marmo, terre, sabbie, stoffe, nylon, ferro, juta e via dicendo. Due artisti che personalmente amo molto. Sono stati per me e la loro conoscenza una liberazione. Sono coinvolgenti, guardando le loro opere ci si sente attratti, ma non solo dalla vista, ma anche dal tatto. Si è spinti quasi a palpare le opere. Poi c'è anche il francese Pierre Solange, che la materia la tratta in un modo suo, tutto suo particolare. Nato nel 1919 e penso sia ancora vivo, non sono sicuro. Con la sua densa pittura crea tessiture larghe e spesse, di colore nero, monocrome. Assume aspetti di alto rilievo da quanto colore materico c'è e determina questa densa materia pittorica che provoca attesa e riflessione. Sono molto opere, come posso dire? A volte richiamano anche l'arte programmata per certi aspetti, lasciatemi questa licenza. Altro aspetto dell'informale è l'informale segnico. Il precursore fu il pittore tedesco Wolfs, 1913-1951. Né il pittore francese Georges Mathieu, 1921-2012, considerato uno dei padri dell'astrazione lirica, dove il gesto crea segni dalla forte connotazione orientale. Infatti le sue opere ricordano grandissimi ideogrammi incrociati, molto anche lui coinvolgente, realizzati su grandi tele o superfici, anche muri di teatri. So che una sua grande opera è in un teatro, è lunga decine di metri, alta 3-4, tutta rossa. È da vedere, è spettacolare pure lui. Ha un coinvolgimento corporeo totale. Le sue performance, che possiamo chiamarle proprio così, sono teatrali. È accompagnato da musicisti. Lui spesso dipinge in teatri, dove il pubblico è ammaliato nell'osservare con decisione, la sua decisione e determinatezza, come lui interviene sulla tela. A volte vestito anche da guerriero medievale. Personaggio. Una cosa più delicata dell'informale segnico arriva dall'artista italo-americano Cy Twombly, 1928-2011. Emerge un altro aspetto dell'informale segnico, fatto di motivi leggeri, di segni sottili, delicati, segni impregnati di una forte azione poetica, suggeriscono scritture inventate, sorta di segni comunicanti emozioni quasi leggibili e molto molto intime. Abbiamo poi il tedesco Hans Hartung, 1904 e 1989. Graffia il colore fresco sulla tela, con segni veramente decisi, ed emerge quasi la trama sottostante del tessuto della tela. È un'azione decisa, ne crea un ritmo. Torniamo in Italia con gli italiani Gastone Novelli, 1925-1968. Dove la parola frase, infatti lui scrive proprio delle frasi, novelli, diventa segno che si immerge nell'astratto in una sorta di narrazione emotiva tra linguaggio e pittura.
Arriviamo a uno degli artisti che amo molto, li amo tutti questi, però, ed è Emilio Scanavino, 1922-1986. Pone il suo agire su un piano costruito estetizzante, molto raffinato, mantenendo un alto valore di pulizia. È un segno frequente che lui porta sulla tela, è una sorta di gomitolo inciso, graffiato. Interagisce con strutture quasi architettoniche. Molti suoi lavori li intitola Alfabeti. È uno degli artisti da me preferiti, come vi ho già detto. Ha saputo unire raffinatezza di segno in spazi di singolare equilibrio. Altro artista italiano che io amo molto è Giuseppe Capograssi, 1900-1972. Dopo un periodo iniziale figurativo, vira drasticamente verso un'arte completamente non figurativa, aderendo al movimento spazialista di Lucio Fontana. Capograssi riuscì a sintetizzare quel che era la rappresentazione figurativa in una sintesi dove tutto era ridotto a un segno che lui ripeteva ad oltranza nella tela, disposto in vari modi. Questo segno ricorda vagamente una forchetta, più o meno era così, 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 ecco. Perché questo segno? Questo segno era una riduzione all'essenziale di qualsiasi oggetto che abbiamo in natura, dalla persona all'albero, alla pietra e via dicendo. Ovvero, lui ha creato, riducendo un oggetto fatto di larghezza, di altezza e di profondità. Quindi ne veniva fuori questa sorta di forchetta così, con la linea orizzontale e le verticali, dipendeva quante ne metteva per traverso, per dritto, in qualsiasi modo, e componeva la sua opera con queste sorta di forchette, già detto. Era molto estetizzante come opera, piacevole, infatti è molto usata nell'arredo contemporaneo. Forse è quello che la penalizza un momentino. Però, se noi tralasciamo questo aspetto, è un modo di fare arte e di essere sintetico e affascinante, centrato. Chiudo infine con l'artista italo-argentino conosciutissimo, Lucio Fontana, 1899 e 1968. Questo è famoso perché tutti dicono: ah beh, sono capace anch'io a fare quel taglio lì. Sì, può essere sicuramente, però lui l'ha fatto per primo, ci ha anche pensato a livello concettuale. Lui praticamente, al posto di usare pennelli o colori, quel che è, ha usato rasoi, seghe, punteruoli, lame, coltelli, insomma, qualsiasi cosa che forava la tela. Questi gesti e azioni apparentemente provocatori, però se ci riflettiamo un attimo, lui ha portato una situazione a livello mentale nuova, si andava oltre, quasi oltre l'immaginazione che veniva provocata, se ricordate bene, dal primo quadro bianco di Malevich, quadrato bianco su fondo bianco, ve ne ho parlato a altri incontri. Fontana è andato ancora più avanti, ha oltrepassato la tela. Dalla tela piatta a due dimensioni ne ha creata una terza, una sorta di palcoscenico con le quinte. Le tele caratterizzate dai tagli le ha chiamate concetti spaziali e attese. Prende anche questa idea, concetto spaziale e attesa. Come vi avevo parlato con la metafora della soglia qualche incontro fa, se uno si pone su una soglia con una stanza buia di fronte, è nella soglia a porta aperta e aspetta, attende di percepire cosa c'è di là. All'inizio creava tele con molti tagli, con la tela era colorata monocroma, blu, rossa, gialla. Poi lentamente i tagli si sono ridotti a uno, la tela completamente bianca, proprio per porre l'attenzione sulla singolarità di questa apertura, concentrando lo spettatore, l'osservatore, il fruitore, come vogliamo chiamarlo, quasi a invitarlo: prova a entrare, immagina, immagina, immagina. Questa è l'arte, immaginazione, il piacere di volare alto. Ho finito. E il prossimo incontro sarà con il movimento Gutai, molto interessante e pirotecnico. Alla prossima. Ciao da Claudio Brunello.